Nella Bibbia c'è un testo che dice: Dio ama un donatore gioioso. Tu sei un donatore gioioso? Che cosa vuol dire? Se guardi alla traduzione nella lingua originale, il significato è ilare. Quindi, come faccio a essere un donatore ilare? Inizia in questo modo, c'è una sequenza. La prima cosa che devi fare è essere riconoscente. Devi avere un atteggiamento di gratitudine. Anche Gesù era riconoscente quando visse su questa terra, per ciò che suo padre aveva fatto per lui e per la missione e il compito che gli erano stati affidati. Quindi, tu e io dobbiamo essere riconoscenti. L'unico modo per riuscirci è assicurarci di mettere Cristo al centro della nostra vita. E poi questo ci porta al passo successivo. Dobbiamo essere generosi. Che cosa significa essere generosi? Significa fare qualcosa non perché siamo obbligati, andare oltre quelli che sono i nostri doveri. E questo è esattamente ciò che fece Gesù. È come se fosse andato nel più alto dei cieli e avesse detto a Dio Padre e allo Spirito Santo: voglio prendere la risorsa più preziosa dell'universo e portarla sul pianeta Terra per pagare il debito. Amo tantissimo quelle persone, diffonderò la grazia dappertutto. E l'ha fatto sulla croce. Questo è un cuore generoso. E tu sei lì a sedere che pensi: non voglio dare niente per portare avanti la missione. Se è così, sei un cristiano difficile. Non sarai mai un donatore gioioso. C'è un altro passo. Come posso essere un donatore gioioso? Ho gratitudine, ho generosità. Il prossimo passo è: mi deve costare qualcosa. Devo fare un sacrificio. Non ho mucche, pecore, greggi, non faccio parte di un sistema agricolo. In alcuni posti nel mondo è ancora così e ho sentito storie in cui la persona che ha una mandria di bovini dona come offerta il toro migliore. Ma io ho i soldi, mi deve costare qualcosa. Ti racconto una storia personale. Stavo guidando verso casa, avevo $2000 in banconote da $100 e mi stavo sventolando. All'improvviso Dio disse: John, voglio $1500 dei tuoi 2000. Smisi di sventolarmi e dissi: ok, signore, sono tuoi, ma dove vuoi che li dia? E Dio mi disse: voglio che tu li dia per qualcosa che non puoi vedere. Io dissi: va bene, li darò, ma Dio, io voglio vedere, sono americano, voglio vederlo. Lui disse: va bene, te lo dirò, voglio che tu compri una chiesa di un giorno. Lo sai cos'è una chiesa di un giorno? Ho visto delle foto di quello che ho comprato, ma non l'ho mai vista di persona. È in Zambia. Poi ho detto: caro signore, posso sventolarmi con questi soldi fino ad arrivare a casa? Lui disse: certo. Iniziai a sventolarmi di nuovo. Mi scendevano le lacrime dagli occhi. Quello era un sacrificio. Prima ancora di avere la possibilità di aggiungere altro, lui mi disse: John, non insistere, o prenderò anche gli altri $500. Ascolta amico, non so cosa sia successo ai $500 rimasti, ma non dimenticherò mai cosa è successo ai 1500. Piangevo, ma è così che si arriva a essere un donatore gioioso.